blocco di Pizarro, attenzione alla palla per Taddei, era di rigore, Rodrigo, adesso c'è calcio di rigore, assolutamente netto. You got it all wrong, so you blame it on your mother. You kick in the dog, but you can't get the cat. You know it ain't cold, but you like it like that. Cleanly. And then there's a chance to the header led by the Rossi. It had to be because Manning was in there with a fear. Your surgeon moves to his line. Breaks on and suddenly Risa! Oh, football comes out and takes down John Anna. Risa has to go. Gigi Buffoni knows it as well. Risse, Zabulwaye, Jordan Risse. È finito, andiamo, spugnato Torino, 2-1 per noi, straordinari, grandissimo gol di John nel finale, grandissimo Roma che ha reagito, sotto 0-1, l'abbiamo vinta noi, è un gol questo di John di straordinaria importanza, 2-1 per la Roma, torniamo a vincere a Torino, è un gol importantissimo quello di Gianni che viene maltrattato dai compagni. Guarda l'abbraccio di tutti quanti, è coronamento di una splendida prestazione, di una partita incredibile. Alessandro, permettimi di dire che alla fine la Roma ha stravinto meritatamente dopo un'ottima prestazione, trovatasi anche in svantaggio nel suo miglior momento, ha saputo recuperare addirittura la fase finale, vincere la partita e costringere anche a un'espulsione la Juventus. Direi che per quello che si è visto in campo la vittoria della Roma è meritata. Bello, bello questo coro, tutti a casa lì, è una cosa bellissima, ci uniamo anche noi, vinciamo a Torino, vinciamo 2-1, non succedeva da oltre 9 anni, esattamente dal 30 settembre 2001, una vittoria storica di una squadra assolutamente straordinaria. Alessio, che bello, guardate qui, rimaniamo perché i ragazzi veramente ci hanno regalato una soddisfazione immensa, 2-1 con un gol di un altro idolo che da oggi diventa ufficialmente un idolo giallorosso, e cioè John Arne Riise con una grande Roma. Beh, penso che questa serata non la dimenticherà mai, perché comunque avverte anche lui e sapeva quanto era importante, quanto ci teneva la Roma a fare il risultato su questo campo. Che sapore ha questa vittoria, vincere qui, perché indipendentemente, ecco, dall'importanza si conquistano altri 3 punti pesantissimi contro la diretta concorrente per la Champions League e ripeto, dai un ennesimo segnale importante di forza a questo campionato. 38 Roma, 33 Juve, più 5, ancora non è un arrivederci, però ci proviamo, intanto 2-1 per noi, adesso ci andiamo a godere i nostri ragazzi e tanti di voi. Beh sì, anche perché penso che siamo stati
tre punti pesantissimi, tre punti che volevamo a tutti i costi, anche perché stiamo attraversando un buon momento e perciò penso che eravamo di qua con la convinzione di poter fare bene e alla fine siamo riusciti. No, io pagherei ogni volta per vincere, ma questo non significa che la lotta sia terminata, la lotta inizia adesso perché adesso mancano 17 partite alla fine del campionato e le pretendenti alla Champions League sono tante. Noi in questo momento stiamo in una posizione privilegiata, però sappiamo che il campionato è lungo e come adesso abbiamo il vento in poppa può cambiare. Noi stiamo lavorando affinché questo vento si riesca sempre a prenderlo dalla parte giusta. Possiamo dire che è uno dei gol più importanti della tua carriera questo? Sì, certo, è un gol importante per me e per la Roma, perché io volevo vincere la partita. Ultimo 5 minuti ho giocato come un attaccante, ma ho fatto gol e